È qui che Lautaro vuole dire addio alla sua amica. Dannazione. Quando siamo fuggite dalle gabbie nella liberazione, ho tagliato per questa radura, credendo che lei fosse con me. Io sono scappata. Ma lei è rimasta qui. Grazie per aver reso il mio ritorno sicuro. Non voglio metterti fretta, ma presto avremo compagnia. Capisco. L'ho già fatto nei miei sogni ad occhi aperti. Nello stagno troverò il bracciale di semi che ha perso quando è caduta. I semi si divideranno, fuggiranno e cresceranno. E lei passerà dalla mia memoria a quella della giungla. Le dirò che sono io ad essere morta qui e ad essere diventata una straniera. E lei vivrà ancora, in ogni attimo di piantagione. Pioggia, raccolto e... Oh! Che cos'è? Eccolo! Il bracciale! Credevo che fosse dietro di me. Ma era solo il mio riflesso. Volevi restare da sola? Per la prima volta. Lo sono. Me la tengo per dopo.
Potrebbe servirmi. Sarai utile. Aloy, sei una donna di parola. Olin, i tuoi? Ho visto la minaccia di Elis. Hai una moglie e un bambino? Se li avessi tenuti al sicuro, è soltanto colpa mia. Ora ne hai l'occasione, Olin. Siamo qui apposta. È vero. Devo rimediare alle mie colpe. Sono prigionieri qui vicino? Sì, in un casolare dietro quelle rocce. Vieni con me. Eccolo, a ridosso dei grandi denti. Chiedersi dei vecchi proprietari. Troppo tardi. Ci siamo. Non posso sopportare di essere così vicino, eppure... È quasi fatta. Di quanti uomini parliamo? Da quel che ho visto, un bel po', armati e corazzati. Oltre agli arcieri sulle cime, ma non c'è traccia delle loro macchine demoniache. Tu li hai osservati a lungo. Come possiamo entrare? Credi che se avessimo avuto un piano, saremmo bloccati in questa situazione? Hai ragione. Attaccheremo da davanti, in stile Oseram. Oppure sui fianchi, o dal crinale. Magari tu puoi passare dai tetti. Non io, sono troppo pesante. Dovrei andare da sola? Beh, potresti farlo. Ma con l'eclissi c'è sempre una lama puntata alle spalle. Quindi ti coprirò io, se vorrai. No, tu resti qui. Seguimi quando finirà la battaglia. Oh, ti seguirò. Penso... Non sono sicuro. Muori! No! Torna là e combatti! Non puoi sfuggirci! Non puoi sfuggire alla giustizia! L'ombra...
Andiamo. Conta pure su di me. La famiglia di Olin deve essere qui dentro. Chiuse. Ma ho la chiave. Andiamo, andiamo. Il vento porta il profumo del nuovo giorno. Oh, oh, moglie mia, figlio mio, Aloy, con questo ti devo 3 favori. Grazie al sole, ci hai trovati. Ho trovato qualcuno con il coraggio che ho sempre desiderato avere. È lei che merita la tua gratitudine. Ho molto da confessare. Ho fatto un patto col demonio. E altri ci hanno rimesso. E credi che non lo sappia? Li ho sentiti parlare. Ho sempre avuto le mani sporche di fango. Ora anche di sangue. Prendi tuo figlio con quelle mani adesso. E torna insieme a noi alla conquista. Dovresti ascoltare tua moglie, Olin. Ma Elis e i demoni. Per l'onore io ti aiuterò, Aloy. Con quel poco di onore che ha un imbroglione come me. Olin, non hai più debiti. Non mi devi nulla. Va con i tuoi. Mostragli chi sei ora. Addio, Aloy. Tua madre, spero che la troverai prima di loro. Lasciamo che gli Oseram prendano d'erba. Gli daranno una sculacciata e lo lasceranno andare. Deve essere il santuario dei re di cui mi ha parlato Namor. Terrò gli occhi aperti. Non entrerai mai. Non con quella vecchia prugna rinsecchita a fare da guardia. So essere persuasiva. Ma cosa ci fa un Oseram in un santuario Kharja, comunque? Mi ricorda qualcuno scomparso da 2 anni. Cosa ne sa una ragazza del lutto?
Molto. Avevo un amante. Lavorava ai monumenti del re bastardo. Ma poi l'hanno spedito nel cerchio del sole, quei maledetti. I Karja mi hanno restituito le sue ossa rotte, ma... a che mi servono? Non costruiranno più. Non mi faranno sorridere. E vedere la statua del Re Sole Folle, sì? Devo rivedere la sua opera. I segni incisi dalle sue mani. I diversi metalli che ha abbattuto. La sua anima in questo. Ma quel sacerdote raggrinzito non mi lascia avvicinare. Vedrò cosa posso fare. Quando mi avvicino alla statua, lui mi urla contro. L'hanno costruita gli schiavi Oseram. Meritiamo di vederla. Sarà anche stata creata per il Re Sole Folle, ma ora è nostra. È un monumento pubblico, non un santuario privato. Vattene, ragazza. Jahamin l'Incrollabile desidera restare solo adesso. Se desideri restare da solo, vai altrove. C'è gente che deve pregare. Profanare, intendi? L'ennesima degradazione di ciò che era puro. Invero, la nostra tribù ha perso la luce. Il re è falso, il tempio è corrotto e i soldati sono deboli. Il sole si defila dal cielo per la vergogna. Allora i Karja sono diventati impuri, e questo cosa significa? Meridiana non appartiene a chi l'ha costruita, a chi l'ha resa grande. Era pura prima che quegli abusivi degli stranieri la conquistassero. Meridiana era pura quando gli stranieri erano in gabbia o quando morivano nelle vostre arene? Il sole è puro, ragazza. Non spetta a noi discutere il suo volere divino, ma solo eseguirlo. Credevo che Avad fosse sul trono per volere del sole. Quel ragazzo ha disonorato suo padre. E anche tutti noi. Uccidere un re sole. Che ombra e che crepuscolo ha gettato su di noi. E quante altre persone avrebbe ucciso il re sole folle se Avad non l'avesse fermato? Il sole esigeva il sangue. Non ci restava che obbedire. Hai definito il tempio corrotto. Non sei un suo sacerdote. Si definiscono sacerdoti del sole, ma non hanno alcuna autorità. Sono poppanti e adulatori. E quelli che hanno messo la propria vita al servizio del sole sono disonorati e ignorati. Perché fai questo allora? Un capriccio? Cerchi attenzione? Non sai niente dei nostri riti. Eppure tu osi addirittura insultarmi. Pensi che l'esercito sia debole perché non siate in guerra con qualcuno? Un trono Karja che si serve di sudici mercenari. È ridicolo. La cosiddetta liberazione non è stata altro che una purga. I nostri guerrieri benedetti, cacciati dalla città, esiliati a tramonto e nell'ovest proibito. La tribù è a pezzi. Coloro che camminavano nella luce, ora vagano nell'ombra. Però tranne te sono tutti felici che se ne siano andati. Basta discutere con te. Resta o vattene, ma non terrai gli altri alla larga. Io sono qui per volere del sole. Tu credi nel vecchio regime, ma non abbastanza da morire o essere esiliato. È una tua convinzione. Infedele. La mia convinzione brilla come la luce di mezzogiorno. Allora impediscimi di portare qui l'Oseram. Io... non posso. Come pensavo. La resa dei conti arriverà. E tu ti nasconderai. Mi manca prima fonte. Fumo di carboni da una dozzina di forge. Lavoro ben pagato. Ciao. Ha dato loro il meglio che potesse fare. E guarda adesso. L'hanno sfregiata per quello che rappresentava. Quello per cui schiavi come lui hanno vissuto e sono morti. Li hanno già dimenticati tutti.
Bastardi ottusi tutti quanti. Se il sole tramontasse su questo ponte, si tufferebbero per seguirlo. Ah. Grazie. Hai onorato il mio desiderio. Spero che troverai la pace. Ah. Non saprei che farmene della pace. Proprio come i nostri Kharja. Ti trovo bene. Devo fare silenzio. Oh, piacere di conoscerti. Deve essere la rupe del sole, dove il Banuk vuole dipingere il suo marchio.
Buona. Bello essere liberi dalla città. Sai cacciare meglio di me. Dipingerò il marchio alla presenza degli spiriti degli smerigli. Immagino ce ne saranno altri. Sì, ci saranno sempre altre macchine. Gli spiriti trovano corpi nuovi. La nostra vita dura quanto i ricordi. Ecco perché devo lasciare questa storia. È un monumento agli sciamani caduti, alla saggezza che i Karja ci hanno strappato. L'olio delle macchine preserverà le pitture. Conserverà i ricordi, al contrario di ciò che ci hanno tolto. Hai la mia gratitudine. Sono degli sciocchi. Il principe Itamen è tornato a Meridiana. Temo che Tramonto si vendicherà. Hai fatto ritorno al tempio. Sono stato chiamato. Gli altri sacerdoti volevano sentire cosa avevo da dire sul riconciliarsi con le altre tribù. Stanno ascoltando. Almeno hanno iniziato ad ascoltare. Ma orecchie e fatti sono ancora molto distanti. Per ciò che abbiamo fatto? Che tu hai fatto? Per le persone in lutto. Io credo di averle aiutate. Tu hai indicato loro la via. Nessuno può sapere dove li porterà. E questo è il nostro destino. La tunica rossa ti starebbe bene. Non a me. E poi, al tuo tempio non accettano le donne. Saremmo più saggi se lo facessero. Segui la luce
e lascia che il sole ti guidi. Grazie, Noman. Dove sto andando? Forse mi servirà tutta la luce possibile. Abili avventurieri! Preferibilmente senza amici o famiglia. Ma non metto paletti. Ottime merci al giusto prezzo. Oh, sei tornata. Hai qualche reliquia Banuk? Torna da me se trovi della merce Banuk. Chiedo scusa, straniero. Sto cercando dei manufatti Banuk. Oh, ha provato a uccidere il re Sole. Non perderti le mie merci. Hanno salvato il principe Itamen dai Kharja delle Ombre. Ora non possono rivendicare il trono. Non troverai merci migliori. Dai un'occhiata a queste merci. Sì, mi ricordo di te. Hai trovato i recipienti che cercavo? Ti lascio alla tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Cosa vedono i miei occhi stanchi? Una cacciatrice. Vieni, parliamo un po'. Vieni a dare un'occhiata, ti faccio un buon prezzo. Così hai visto il ladro scappare? Ero con le spalle al muro. Non mi aspettavo che qualcuno entrasse dalla finestra. Mi ha superato vestito di grigio e ha preso la spada. Solo questo. Per il sole il cuore stava per scoppiarmi. È tutto il giorno. Compra quello che ti serve e lascia il resto. Credo di essermi guadagnato una ferita. Gocce di sangue. Meglio seguirle. Altro sangue. Continua a seguirlo. Ancora del sole. È stato un brutto tap. La scia finisce qui. Ma qualcuno deve aver visto il ladro. Per fortuna c'era la Nora a proteggere il re Sole. Cosa stava facendo l'avanguardia? Qualcuno è passato di qua con una spada?
Certo, ha preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Stava sanguinando, forse gli servivano belle. Diamine, costavano un sacco! Ho perso i soldi per le garze di un ladro! Non dimenticare di fare scorta prima di partire. Se il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. Dritto. Nessuna traccia del ladro. Qualcuno l'avrà pur visto passare. Hai visto qualcuno scappare di qua? Qualcuno con in mano una spada? Sì, mi è quasi venuto addosso. È andato dritto all'elevatore. È scappato. Ma non ho visto spade. Non aveva nulla in mano? Proprio niente. Correva come un matto. Il ladro deve aver gettato la spada. Ma dove? Forse l'hanno aiutato. Il banco della mercante poteva essere un posto conveniente. Gli daranno una sculacciata e lo lasceranno andare. Non perderti le mie. Io ho le merci migliori. Stato d'erba. Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Forse l'ha gettata da qualche parte. Qui, per esempio. Cosa? No! Io non c'entro nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie e avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. Aspetta. Non è come pensi. Hai la reputazione di far risplendere la luce nell'oscurità, quindi so che mi ascolterai. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e a mia volta l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta, ma non per profitto. I frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Ma va bene. Darò un'occhiata al mulino. Va bene. Immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. È proprio imbarazzante. Una tempesta di sabbia. La sento già in bocca. Qualcosa oggi? Che mi venga un colpo. La moda Cargia si fa sempre più sgargiata. Non dimenticare di fare scorta prima di. Non faccio da quando ero piccolo.
Una piantina utile. Mi hanno detto di aspettarti. Credo tu voglia risposte. Bene, non è complicato. Recuperiamo oggetti di valore inutilizzati. Li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di Tramonto. Chi riceve esattamente i frammenti a Tramonto? Non i bastardi nella fortezza. Li usiamo per sfamare i poveri di Fiancombroso e curare le loro ferite. Sono andati a Ovest perché costretti. Credimi, lo so. Mia moglie è stata incatenata con altri servi e trascinata là. Sono morti di fame, ancora legati. Oh, mi dispiace. Anche a me. Intendi rubiamo? Se lo preferisci. Da cinghiali che hanno banchettato nella mangiatoia per anni. Ravan non mi sembrava un cinghiale. Puzza come tutti gli altri ricchi di benessere e soddisfazione, mentre la povera gente soffre. Dov'è la spada ora? Al sicuro. Non l'ho ancora venduta. Cosa ti aspetti che faccia io? Che me ne vada? Speravo ci aiutassi. Dicono che segui le tracce molto bene. Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. Era diretto a Tramonto insieme a un intero carico di vivande. Se lo trovassi, aiuteresti molte persone. Io ci penserò. Ma solo se restituirai la spada a Ravan. Sapevo me l'avresti chiesto. Gli ridarò la sua dannata spada. Nasan doveva incontrare il suo contatto in un accampamento vicino a Costa Marchiata. Inizia da lì. Ma attenta. Ci sono molte macchine e parecchi cargia delle ombre. E non quelli bisognosi, ma i loro persecutori. Muoviti. Non hai motivo di fermarti qui intorno.
utile. Un video. È qui che Nasan avrebbe dovuto presentarsi. Pare che ci sia stata una zuffa qui. Se qualcuno ha trascinato Nasan, dovrebbero esserci tracce. Siamo. Vediamo dove sono andati. Cercate ovunque, non mollare. Restate vicini! Sopravviverò! Posso respirare di nuovo. Oh sì, è ora di combattere. Ha!
Hanno catturato Nasan. Gli serve una mano. Non sai fare... Oh! Che non mi uccida! Che possa impedire... Sono spacciato! Sono spacciato! Non... Ancora! Questa non me la cavo! Non è una vergogna, terra! Abbassati! Ah! Avrai bisogno di un carretto. Mi manda Kindiv. Ti porto via da qui. Pensavo che quella canaglia mi avesse abbandonato. Gli devo una pacca sulla schiena. Forza, da questa parte. Kindiv mi ha parlato della causa. Hai perso il tuo carico? No, è nascosto. Ci sono persone affamate che saranno felici di vederlo. Bene. Ascolta ora. Quando tornerai a Meridiana, parla con un nobile, Ravani. Sii onesto con lui. Ti aiuterà. Chiedere aiuto ai ricchi? Ma dopo quello che hai fatto non posso rifiutare. Per ora sono diretto a Tramonto. Stammi bene.